I cantanti del Galles, quei giovani? Scusi, Galles? Sì. Non si può dire Galles, semplicemente. Del Galles, sì, quello no, che stavo dicendo. No, perché io dico Galles, lei dice... Del Galles. Appunto, vede, è un'altra cosa, vabbè. Mi sono molto piaciuti perché accanto a questo impegno politico di cui lei parlava, sì, hanno comunque civile, non perso l'occasione, sì, di intitolare il loro CD Spruzzi di Oceano. Sì, sì, non CD. È estremamente interessante questa scelta estetica, diciamo. Non era la cosa che più si notava, dottoressa, ma perché? Eppure il titolo di un CD è quello che anche conferisce, diciamo, la propria, sì, a parte del successo, e comunque è un po' il modo di presentarsi, sì, ecco, sì, che certo, ritengo estremamente, estremamente interessante. C'è una domanda per lei di Maldini, credo. Credo per lei, dottoressa. C'è una domanda di Maldini per lei, forse. Ma la faccio col pensiero. Dottoressa, lei cosa può fare per me? Beh, non sono sicura che il signor Maldini abbia detto proprio questo, ma in ogni caso... Abbiamo letto il labiale, diciamo. Sono molto disponibile, diciamo, a, in ogni caso... Ha fatto un gesto di, come dire, liberatorio, Ale, ce l'abbiamo fatta. Anche perché ha 6 figli, Maldini. Sì. Sì, ma se ci vediamo a Colorciano, forse si può parlare. Vuoi, dottoressa? Sì? Beh... Un nuovo cliente. Sì, direi piuttosto paziente, perché il termine cliente, sì, che lei stesso ha detto in questo momento è estremamente non appropriato. Sì. No. Non rida così. Non appropriato. Grazie, dottoressa. Ha visto Clarissa Bart, che risalutiamo con grande piacere. Ti fare Roma. Molto piacere. Allo? Sì, sì, romanista. Yes. Sì. Va bene, insieme a tutti gli altri ospiti che potranno rivolgersi a lei come a tutti nel corso della puntata, puntata molto ricca di presenze, quindi insomma saremo un po' confusi, ma speriamo molto allegri. Dottoressa, io per il momento la saluto. Sì. Ci vediamo tra poco, naturalmente. Vado, grazie, a vedere che cosa succede a andiamo a Udine, per Udinese e Roma, dove ci sono i Cugini di Campagna. Anima mia, Ivano. Ivano, allora, buongiorno ragazzi, io vi pregherei di fare naturalmente collegamenti brevi tutti quanti, che siamo in molti. Allora Ivano, bellissima, faremo collegamenti, abbiamo detto in falsetto forse, no? Certo, qualche cosa in falsetto la faremo, però sì, dobbiamo dire che questa bellissima, quasi gol di Udinese, lo so, c'è stato un attimino. Cosa dicevi, Luca? Sì. Poi stava segnando l'Udinese. Gol del Bari. Gol del Bari. Scusate. Sulla sinistra. Cassano, il cross raso terra per Poggi. Nulla da fare per Pagliuca. Il minuto è il quarto. Bologna 0, Bari 1 a terra linea. E non ha avuto esito. Non l'ha presa benissimo. Torniamo a Udine per il racconto della partita. Eccolo qua, noi abbiamo incominciato ad attaccare una bella Roma maschia, abbiamo attaccato, per adesso c'è stato un attimino, vero? Non è vero, l'Udinese ha fatto 2 azioni lampanti da gol, ovviamente io devo tifare per l'Udinese per tenere forti i colori bianconeri. Questo io l'ammazzo. Ma io fammi uccidere questo, ma io questo lo uccido. Ivano, una Roma bellissima, io lo mando a suonare minimo con Mino Reitano. Basta, a più tardi ragazzi, basta. Grazie molte, andiamo grazie, subito a Roma, Lazio Vicenza, Gigi Barzullo, Oliver Onions. Ciao ragazzi! Buon pomeriggio! Allora! Calcio con Dio! C'è stata una bella posizione da parte di un giocatore di Vicenza e è andata fuori, meno male per noi. Meno male per voi, Gigi Barzullo! Eccolo! Buongiorno a te Gigi! Buon pomeriggio, volevo chiederti Gigi una domanda per il dottor Confalonieri. Sì, ma la domanda di prima, la quale certo, il presidente Confalonieri non ha risposto ancora. Voi siete mai conosciuti Gigi con il presidente? Qualche volta ho avuto il piacere di incontrarlo. Presidente, lei si ricorda di questo? No, non mi ricordo di averlo mai visto, perché... Sì, lo vedo in televisione, personalmente mai, però io già non lo capisco quando
qualche fai domanda agli altri, figurati se capisco quale se fa una domanda a me. Scusa, aspetta Gigi, Cesare, cosa ha detto? Ha detto che già quando fa le domande agli altri non lo capisce, figuriamoci se lo vede. Sì, ma cosa sei, un austriaco che non mi ha scusato, eh? No, scusi, non volevo, non mi sarei mai permesso. È un uomo di grande cultura, Presidente. No, lo so, sa più lingue. Lo so benissimo, ho avuto il piacere di conoscere. C'è una domanda di Marzullo per lei, Presidente. Sentiamola. Prego. Presidente, una notte di passione è più l'inizio di una vita di dispiaceri o di piaceri? Ecco, io rispondo così a quella domanda qui. Scusi un attimo, cos'è che ha detto Cesare? Io rispondo così a quella domanda qui. Ah, okay, sì. Già non lo volevo in azienda prima di conoscerla oggi. Adesso con questa domanda qui penso che lei proprio si deve dimenticare di anche il mercoledì che c'è. No, che fa il palinsesto, toglie Marzullo. Lo tolgo perché se capisco qualche lì, fai una domanda normale, dica uno, dica lei nella vita preferisce l'amore o il lavoro? Ecco, quella che sta chiedendo è una domanda. Se lei mi fa una domanda che non si capisce sentimenti e roba lei, Presidente, lei, io gliela chiedo a Gagliani mi dice che capisce niente anche lui. Non capisce niente nessuno. Se vuole possiamo leggere nel pensiero di Gagliani. Si capisce, insomma. Io penso che dire buon lavoro basta, fatemi vedere la partita perché si gioca la Champions League oggi. Grazie Presidente, a dopo! Si senta, faccio! Dica Presidente! Se potessi fare solo la mia intervista oggi, perché ci capiamo noi due, non è che per di fa tutta, perché alla fine poi lo spettacolo allora lo faccio io, allora mi metto giovedì sera qua. No. Se devo farlo per. È inutile che brucio le cose così, eh! Va bene, Presidente, non mi sgridi però! Scusi che stai trovando la mia segretaria. Possiamo conoscere? Sì, me la presento. Come si chiama? Non lo so. Come non lo so? Buongiorno, eccola qua. La sua segretaria, come si chiama? Come si chiama? Gisella, sì, non si ricorda. Sì, mi ricordo, lavorava giù nei quiz, adesso è qui da me. Senta, qui siamo in uno studio della RAI, lei è la prima volta che viene in uno studio della RAI, vuol dire qualcosa, qualcosina? La RAI non ci interessa, no? Presidente. Ecco, lei già ha rovinato tutto. Firmi la carta, vado di là, se ti tira, perché non si può dire la RAI, non ci interessa. Noi siamo. Oh, ma stiamo scherzando! Prego? No, glielo dica, no, non scherziamo su questo. No, cose. Ma la signorina adesso stiamo andando un po' così, facciamo delle domande abbastanza a bruciapelo. Va bene, rivediamo ancora una volta sulla sua scrivania le foto di Cadeo e di Galliani. Cadeo Galliani piccolo, no, Cadeo. Ah, ecco, sì, esatto, è quello grande, certo. Certo. Vede, Galliani sì. A 14 anni era già pelato. Sì, sì. Però aveva una bella barba, sì. Ecco come adesso. Invece Cadeo è rimasto uguale. Qui era alle scuole elementari in via Passerini a Niguarda, mi ricordo. Eccolo qua. Vedi, uguale. Allora, Presidente. Dica Galleo. No, Galleo. Cadeo. Cadeo. No, devo dire, Presidente, prima c'è stato un errore da parte di Fazio, perché Fabio ha citato Galliani presente allo stadio di San Siro, mentre Galliani allo stadio di Lecce. Galliani c'è anche dei sosia, eh? Ce ne possono essere tre o quattro negli stadi. Sì, questo è vero, grazie Presidente. Grazie a voi. Perché buongiorno. Fai la spia? No, ma... Perché ci tenevo a essere preciso. Ho dato la mia parola sulla tua testa a Enzo Iacchetti che non gli avrei fatto perdere il traghetto alle 15:15 e quindi mi collego con il grande Enzino Iacchetti che si trova in Norvegia a Finnkroken, a oltre il circolo polare artico. Enzino Iacchetti! Ciao Enzino! Sì, dove siete? Ciao! Ciao Enzino! Scusa per il ritardo, perché sennò perdo. Ecco il traghetto. Devo scappare, se no perdo il battello. Ecco, il prossimo battello quando c'è, Enzino? E ce n'è uno al giorno. Ah, vabbè. Sta nevicando. Il prossimo è mercoledì. Come mercoledì? Però digli a Marzullo che gliel'ho preso lo stoccafisso. Va bene, grazie. Ecco, quando arrivo glielo tiro sulla coppa. No, Enzino, no, ma perché? Senti, Enzino. È che lo perdiamo, Enzino. Scusa, ma... Sta nevicando. Ma guarda che sono immagini meravigliose, che insomma è proprio belle, emozionanti. A Milano c'è il sole. Emozionanti, sì. A Milano c'è il sole, sai. Ah, Enzo. Mi è da vomitare un... So che non stai scherzando. Dai che va. Enzo. Va come re, ma con un mino qua, c'ha 80 anni. Sì, Enzo.
Mi sa che questo qua, se va dalla dottoressa, gli dà il suo bel da fare. Sì. Cosa c'è? No, volevo dirti che io mi ricordo, sono stato una volta in Norvegia in vacanza, mi ricordo che quei traghetti lì, quei battelli lì attraccano per pochi secondi e ripartono. No, ce la facciamo. Infatti non lo prende neanche a bagnale questo. Bisogna traghetto. Affrettarsi un attimo, sai? Ce la facciamo, sì. Ecco, va bene, vuoi fare. Lei, diamo. Enzino? Enzino, io non vorrei farti fretta, ma secondo me, insomma, quanti anni ha il signore che rema? 81. Ha compiuto gli anni durante il tragitto, perché erano 80 prima. No, li compie adesso fra 15 giorni, dai, non star lì a. Enzo, ma è vero che soffri il mal di mare? Non puoi darmi il collegamento un po' più tardi. Enzo, ma quel merluzzo che cos'è? Uno stoccafisso che cos'è? Per ricordo, un souvenir della mia. Questo è uno stoccafisso perché lui li manda in Italia. Ah, ho capito. Siccome Marzullo mi ha detto portamene uno. Marzullo? Sì, ma glielo tiro sulla testa. Va bene, senti Enzo, vogliamo ricordare che a Finkroken ci sono quanti abitanti? Ci sono 20 abitanti? Sì. E io non so perché abitano qua. Certo, pensa che se due di loro litigano, praticamente il 10%. Sì. Non si parla più. Non si parla più. Certo. Però c'è zero delinquenza. C'è zero. No, per esempio i posteggi sono tutti liberi. Sì, è vero. È anche facile organizzare una caccia al tesoro. No, poi anche non hanno la squadra di calcio. Giusto. Enzo, scusa, c'è il presidente Confalonieri? Sì, però no, vorrei dire una roba, quanti canali hanno lì in quel posto lì? Non lo so. Se ci sono delle reti, delle aziende. Aziende. Ma che no, la televisione! Ah, cosa lì a fare, Iacchetti? Vieni a casa, scusi, che culo lì a fare. A casa sì, adesso prendo il tempo. Ma il baccalà lo trovo anche in supermercato generale, scusi, Presidente, mi tiro via il satellite io, Enzo! Fermo un attimo! Ha fallito la conclusione, palla che si è infilata nell'angolo alto sinistro della porta difesa da Grigori. Dunque dopo il gol in apertura di Poggi, signori, pareggia i conti. Il minuto adesso è il 13, Bologna 1, Bari 1, della linea. Scusate Enzo Iacchetti, Enzo! Tocca a me, aspetta amico, che cacchio va? No, non riesco a stare qua ancora un po', oh ragazzi. Enzo! Lei! Mi ricordo. Pronto? No, mi ricordo quando sono stato lì, effettivamente l'attracco dura poco. Adagio. Adesso hai già andato tanto. E adesso che qui non ci. Non ci sono alberghi, non ci sono ristoranti. È come la metropolitana milanese. Ma che cos'è? Quando chiudono le porte non si può più salire, scusi. Così, vada in Amendola o vada in Pagano. La regina in vantaggio! Dionigi, che ha raccolto una respinta corta di Ferron, che è riuscito a cacciare fuori il pallonetto calciato da Marazzina, però Dionigi da dentro l'area piccola, colpo sicuro con la portiere a terra, ha portato in vantaggio il Calabresi. 19esimo dunque, Verona 0, Regina 1 e la linea avanti. Grazie molto, Enzino! Enzino piange ancora, Enzino! Enzino, da 50 anni Enzino. Da 50 anni Enzino, ma. Sì, ma c'è Enzino, che lo chiami Enzo, Vincenzo, il suo nome. Presidente, ma non mi fa far niente, scusi, ogni cosa che dico non va bene. Cosa ho fatto? E ha ragione. Ma cosa ho fatto? Azione del Milan, direi andata male, Marino. Sì, hanno negato una punizione per quello che ha arrabbiato Maldini. Giustamente. Allora, scusate, dobbiamo risolvere Enzino, poi torniamo alle partite. Enzino? Cosa fai adesso, oggi pomeriggio? Adesso c'ho qui praticamente tutta la città. Chissà quante pollastrelle. Lei abita qua? Allora... You live here? Enzino! Dove? Where? Enzino! Chissà quante cose avrai da fare oggi pomeriggio lì, ci racconterai con tutta calma un pomeriggio a Finkroken.
Ma cosa vuoi che ci sia da fare qui, benedetto ragazzo? Ma ci sarà un film, no? Un film? Ci sarà un bel film da mettere su, scusi. Ma santo cielo, è andato un altro porto al mondo, stai da me, ma ci sarà una pellicola da vedere. Omicidio sui ghiacci, cioè non ce l'ho io a casa. Omicidio. Allora glielo chiedo. Che cos'è omicidio sui ghiacci, presidente? No, fermo, che ne tanti, morte sotto il ghiaccio, neve... Guardi che Iacchetti è scaramantico, eh. E allora vada, no. Vada al Cairo a vedere le piramidi. No, presidente! A dopo! Allora, riprendiamo le fila della trasmissione. Andiamo a Lecce, Fabio. Andiamo immediatamente a Lecce. Tonino Carino per Lecce e Milan. Sì, Fabio, siamo giunti al 19° del primo perché tempo. Perché Maldini è così arrabbiato, Tonino? Guarda, c'è il gioco è diventato abbastanza palloso. Sevchenko è stato fermato in un paio di occasioni veramente abbastanza male. Tanto che il direttore di gara ha già ammonito Lucarelli, ma Maldini non ha troppo di che lamentarsi, per la verità, perché nel primo quartiere d'ora è stato il Lecce a dominare la gara e a mettere la sua difesa veramente alla frusta. Il Milan ha risposto con un paio di contropiedi, contando sulla velocità di Serginho e sulla buona posizione di Shevchenko. 0-0, a te la linea. Io ti ringrazio moltissimo, Tonino, e giro la linea immediatamente agli Alveronius per Lazio-Verona, Lazio-Vicenza, scusate, a Roma, vai. Eccoci, qui la partita si stanno studiando, eh. Poi li interrogheremo noi, vediamo se avranno capito come si fa a fare un gol. È una fase un po' di stanca, nel senso che ancora non si vedono le azioni ben delineate. Gigi Marzullo, hai una domanda per la dottoressa, per favore? Subito, sì. Grazie sì. Molto. Dottoressa, lei è disponibile ad accogliere la domanda di Gigi? Sono disponibile all'accoglienza, vedo delle immagini abbastanza emozionanti della Lazio. Un Peruzzi accasciato, sì. Queste immagini di un gigante buono che si accascia sono sì. Estremamente forti per una donna, sì. Ecco, devo dire che sono veramente impressionanti. Perché lei è così in grado di leggere al di là della lettura? Sì, sono anche abbastanza preoccupata perché non appena si è aperto il collegamento precedente sì. Con il signor Marzullo, una palla è andata subito fuori, quindi sono molto preoccupata, ecco, non vorrei che ci fossero... diciamo di... Dov'è qui? Questo? Ah, questo, scusate. Dov'è? E dov'è qui? No, aspetta, Carloni? 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 Sì, vuol parlare con me? Sì, certo. Dove si trova Carloni? Sono a Udine. A Udine? No, si giri! L'hanno scoperta! Da che cosa si è mimetizzato? Da Marzullo. Perfetto! Allora... Lei, io sono Marzullato. Perché Marzullo è notorio, riesce a entrare in tutti gli spogliatoi e quindi sicuro. Noi ci proveremo così. L'unica questa. Differenza, Carloni, è che sì. Questa volta lei entrerà senza spogliarsi del suo travestimento. Esatto. D'accordo. Provi un attimo a camminare, vediamo se ce la fa. Facciamo un esperimento, Carloni. Sì. Lei provi a pensare a una domanda di Marzullo e vediamo... Se si materializza la domanda, noi rimaniamo su di lei, Carloni. Lei pensi. D'accordo. Pensi con la testa di Marzullo. No! Vediamo se esce una domanda di Marzullo. D'accordo. Non esce, è proprio la testa di Marzullo. Perfetto, grazie. Grazie Carloni. Prego. Scusi dottoressa, c'era una domanda di Marzullo per lei invece. Dottoressa, intanto buon pomeriggio. Buonasera. È possibile raggiungere profondità spirituali attraverso l'eros? Gigi, però anche tu, figliolo. Figliolo. Uno fa domande che non appartengano allo stesso come dire, campo di interessi. Se no... Gol dell'Atalanta! Gol dell'Atalanta! Scusate, gol dell'Atalanta! Mentre Alessio Boni trionfa! Di nuovo Alessio, bentrovato e benvenuto! Il vantaggio dell'Atalanta! Perugia 0, Atalanta 1! 1-0 per Atalanta, Perugia! In questo minuto il gol di Ventola, stanco imperioso di testa su cross che arrivava dal settore di destra, battuto il portiere del Perugia Tardioli, e dal 25° minuto dunque Atalanta in vantaggio, Ventola di testa al 25°. Atalanta 1, Perugia 0. Perugia 0, scusate, a Udine! Che è successo a Udine? Che è successo a Udine? Il tiro di Montella respinto da un romanista. Tiro di Montella? Respinto da un romanista. Praticamente sulla linea gol fatto. Va bene, grazie molte. Calmi ragazzi. Allora, Alessio Boni, gol dell'Atalanta, tranquillo? Assolutamente, bellissimo. No, devo dire che è molto battagliata la partita, però
In questo momento era più avanti. Ti stava, la dottoressa vedevo che guardava, forse lei dottoressa. Buonasera, dottoressa. Riconosceva Alessio perché lei guarda incantesimo, immagino. Dottoressa? Guardo molto poco la televisione, preferisco studiare. Ho capito, scusi tanto. Però visto che guardava Alessio con grande interesse. Beh, senza dubbio, ma Alessio è un individuo anche al di fuori della televisione che fa. Sì, certo. Mi sembra che possa essere apprezzato anche indipendentemente dal titolo della sua partecipazione. Che si chiama Incantesimo. Che si chiama Incantesimo. Scusi, si chiama Incantesimo. Incantesimo. No, e questa è la differenza, Incantesimo. Non trovo differenza tra quello che dice lei e quello che dico io. Va bene, sono sempre cose di suspense diverse, esattamente. C'era Marzullo che le ha fatto la domanda, ha sentito, dottoressa? No, Poboschi. Ho sentito la domanda, ma io sono assolutamente del parere che si possano raggiungere assolutamente profondità spirituali attraverso l'Eros. In fondo, se noi immaginiamo la donna come un meraviglioso lago, come un pozzo, misterioso, dipende naturalmente dalla lunghezza di chi sonda, arrivare a delle profondità che siano considerevoli e raggiungano anche, diciamo, degli aspetti spirituali considerevoli. Bisogna vedere chi sonda. Chi è che ride così smontato? Io Liberonio, cosa ci sarà da ridere? No, niente. Perché la dottoressa è un personaggio molto affascinante. Molto affascinante, sì. La ringrazio infinitamente. Non c'è di che, la verità. Dipende dalle profondità, perché... cosa dice, Presidente? No, che dico che io al mare sotto un metro, metro e dieci non vado, Certo, sotto un metro, metro e dieci. Mi manca il fiato. Presidente, già che è lì, posso fare una domanda un po' privata? Dica, buongiorno. Ma mi saluta di nuovo. Educazione, se vuole che non la saluti più. No, è che se ogni... Io obbedisco. Cioè, lei in testa questi qua, sono un colbacco. No, non è un colbacco, sono cos'è? I cugini, sono i capelli, i cugini di Campania. La vita proprio ti... E non è uguale per tutti, va che sì, e pensa Gagliani, cosa che c'è in testa niente. Ma che roba, una lampadina contro un cespuglio. Rida Lopez, guardi che la mando via dall'azienda. No. La tiro via dal palinsesto, no. E la tiro via, guarda. Ma che fa? La domenica del villaggio, via. No, lei non fa. Che fa? Cancellato Mengacci in un attimo. Sì, Mengacci va e viene Mengacci, no? Quando Mengacci non fa la domenica al villaggio, è in giro a rompere le balle per l'azienda tutta la settimana. Meglio dargli una trasmissione che lasciarlo in giro da solo. Presidente, sì. Allora, poi rivolgeremo domande sul suo privato, anche alla dottoressa se crede, ma io la prima domanda, naturalmente tutti sanno che lei è un uomo di grande cultura, grande simpatia, e sappiamo anche della sua passione, come si evince dai busti che lei conserva di grandi musicisti, la sua passione per la musica. Lei ha iniziato proprio suonando, no? Sì, abbiamo iniziato a suonare, abbiamo... Col presidente Berlusconi, lei sulle navi. Sulle navi, sì. Sì, la prima crociera è stata Genova, mi sembra Arma di Taggio, insomma è durata 25 minuti. Quindi avete fatto un brano breve. Due canzoni, abbiamo fatto Neme Kippa e un'altra, perché lui cantava il Duma francese. Nessuno cantava francese. Qui sono tutti italiani. Quando andavamo in Francia, sotto eravamo a Marsiglia, cantava più. Si vede che diceva del pirlata, perché lì che lo capivano, lui non cantava più. Ci chiamavamo i cetaci del cavaliere, questo è stato come? Il primo. I cetaci del cavaliere, il primo gruppo. I cetaci? Sì. Eravamo il cavaliere... Ecco perché c'è la coda di balena. Sì, quello lì era il nostro logo, il primo logo era una coda di balena. I cetaci. Sì. Perché? Silvio cantava, io ero pianoforte, Gagliani montava e smontava perché la bunda fa niente, non è come ci fa niente. Ecco, vedete, c'era la stessa faccia 40 anni fa. Ma non è vero. Quando noi suonavamo lui stava così. Ecco, non sapevamo neanche se andavamo bene o male, perché lui aveva quella faccia lì e bisognava sopportare quella faccia lì. Ecco, poi abbiamo preso altra gente a cantare con noi, ma poi insomma sono andati via.
Chi erano gli altri che avete preso? Ma un giovanissimo Bossi che aveva la voce di Eric Clapton, di Joe Cocker. Sì, è vero, un po'. Ciao, così, e metterla! Gente, diciamo, cantavo queste canzoni qui che. Dalla prima, valerà! Non piacevano i gitanti ai croceristi. Cadeo, non ridere che stai fuori dalle televendite per 10 anni. No, ti tiro via, no, i materassi. Presidente, l'ha preso, no, ti tiro via i materassi. No, 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 via, materassi, no, via. Ma come, no? No, fai qualcosa. Materassi, no, via. Presidente, colpa mia. Presidente, colpa mia. Presidente, no, è colpa mia. Assolutamente, perché un po' di educazione. Buongiorno. No. Allora, buongiorno presidente. Grazie. Torno più tardi. Vogliamo... Torni quando vuole, vai. Non capisco io, questa televisione fa dei sì. Io per esempio la professoressa... Scusi un attimo, c'è Maldini, scusi. Con chi ce l'ha adesso? Non lo so. Ma come fa a rispondere a me Maldini se non sente la mia domanda? Scusa, ma come fa a chiedermelo a me che io sono in uno studio qui... Ha ragione, non lo chiedevo a lei, lo chiedevo fra me e me. Ma cosa fa? Chi guarda? Chi c'è? Ho sentito un rumore, no? È un rumore, sarà un rumore. No, no, non vorrei che ci fosse fuori Colombo, che mi rompe le balle quello lì. A più tardi! Andiamo a Lecce, Lecce Milan, Antonino Carino. Sì, Lecce che in fase offensiva, Vuklinec sul pallone, la conclusione, parata del portiere milanista che non trattiene la sfera, ma l'arbitro assegna un calcio di punizione a favore del Milan, un Milan che sta subendo e anche parecchio. Lucarelli lo ha graziato in un paio di occasioni, sbagliando veramente due facilissime occasioni. Siamo giunti al 30° del primo tempo, 0-0 tra le due formazioni. A te la linea. Palo del Vicenza, palo del Vicenza contro la Lazio. Palo del Vicenza, andiamo a Roma. Ah, Sandokan, un urlo. No, era Maurizio. No, Vicenza ha preso un palo su punizione con Dabò. Poi l'ha rimessa a posto e la partita è potuta ricominciare. E adesso Crespo ha fatto un tiro che insomma è stato parato. Corner per la Lazio, respinta del portiere. Gol del Perugia! Gol del Perugia! Pareggio del Perugia con Tedesco quando siamo al 34° minuto. Tocco da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La situazione adesso di parità. Perugia 1, Atalanta 1, Milan Olimpi. Continua a spingere. Mi spiace molto, il gioco è bello. Quante cose, sì, come si è rivitalizzato. Dunque, benissimo, grazie molte. Dottoressa? Dica. Dottoressa, scusi se la disturbo. Mi dica. Un attimo, volevo così, insomma, da lei avere una. Però la prego, dottoressa, mi prometta che posso fare la domanda, anche questa musica, ora con tutti i sottofondi che si possono scegliere, è la sua filodiffusione, dottoressa? Assolutamente no, questa musica dipende da voi. Da noi, dipende da noi, va bene. Allora, volevo, così, vedendo la nostra Marta Cecchetto, no, la fidanzata di Luca Toni del Vicenza, vede, dottoressa? Certamente. Ecco, come mai i calciatori sono sempre così banali nei gusti e scelgono sempre fidanzate bellissime? Beh, è una domanda abbastanza imbarazzante. Che cosa c'è nel calciatore che, vuol dire, attrae così enormemente le ragazze? E, cioè, perché una ragazza così si fidanza con un calciatore e non con Cadeo, con tutto l'affetto e il rispetto che ho per Cadeo? Ecco. Ma più che la banalità del calciatore a scegliere un certo tipo di donna, io penserei a quanto a una donna, voglio dire, faccia, diciamo, piacere essere fidanzata con un calciatore, meglio con un calciatore che con un salumiere, ecco, perché no? Ecco, lei dice che è una scelta, insomma, reciproca, quindi. Mi sembra che ci siano dei vivai che si possano frequentare, che favoriscano. Scusi, diciamo, Tonino, perché? Tonino, che c'hai da dire con la dottoressa? No, non mi sognerei mai di contraddire la dottoressa. Ha sentito, dottoressa, Tonino non sogna mai. Come mai Tonino non sogna? No, non sogno di contraddirmi. Ah, ecco, ho capito che non sognassi. Non sogno di contraddirmi, ma io amo essere contraddetta. In fondo dal conflitto nascono anche molte esperienze positive. Ecco, però dottoressa, ora mi scusi tanto, ma su positive, bastava dire positive. Puoi dire positive con me, Massimo, perché c'è... Positive. Ecco, Piero, puoi dire positive? Positive. Ecco, come dice lei, dottoressa? Positive. Dico come so dire.
non è la stessa cosa. Infatti, allora, che faccio? Chi è? Io chi sono, è? Ah, Presidente, sono io. Sì. Dica, Presidente. La dottoressa chi c'è? Chi c'è? Mi fa la vendaffera dei mari, mi piace moltissimo. La ringrazio, Presidente. La ringrazio molto. Ecco. Lei, dottoressa, mi piace da anni e anni. Presidente. Lo dico col che rimane. Scusa, sì. Così cosa ha detto? Scusa. Vorrei sentire una parola diretta. Lo dice col cuore in mano. Ah, col cuore in mano. Sì. Non avevo capito perché... Cadeo, cerca di essere più veloce nelle traduzioni. No, fammi da fare le figure. Dottoressa, cosa ha detto? Non faccia detto... fare le figure. Dottoressa, ma lei traduce se stesso. Sì, scusi, dica. Non ha una frase per me con quel tono di voce... No, Presidente. Ma così è per sentire. Sì, volevo chiedere al Presidente, senza assolutamente intenzione di colpirlo, ma so cosa chiederà. Ho una grande esperienza di manager che vengono al mio studio con una frequente, diciamo, sindrome da ansia della prestazione, proprio legata allo rigore. Stress. Scusi, dottoressa, ma c'è un rigore. Lucarelli adopera Maldini, dunque rigore a favore del Lecce, mentre sono 33 minuti e 50 secondi al nostro cronometro. C'era stata una